Barra di Maria si ferma, spalla alla porta, deve inventarsi un'idea, è un'idea geniale per Marquinhos, ma contro c'è sempre quel mostro di Manuel Neuer. Al centro per Neymar che non calcia e Boateng così di tacco. Ora lo scambio con Zielinski e Kvaratskhelia, non li prendono mai, dentro il tocco per Raspadori, la finta, Raspadori, mamma mia, come gioca il Napoli, è uno spettacolo assoluto, la squadra più bella d'Europa segna con Raspadori, 16 minuti, già 2-0, Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori finalizza, Dio mio che squadra! Più preoccupato magari da Robertson, sbaglia Matip, chance per Lautaro che ha spazio per mettere fronte alla porta, Lautaro calcia subito, Lautaro Martinez torna a segnare in Champions dopo 490 giorni, lo fa con un gioiello ad Allison, ad Anfield, l'Inter è in vantaggio, questo è il gol che serviva, adesso manca mezz'ora, adesso è tutta un'altra storia, Klopp incita i suoi 2005 impazziti tifosi dell'Inter, l'errore di Matip punito da un gol fantascientifico di Lautaro Martinez che calcia così Massimo. Juve, Mihajlovic prova a vincerla, poi tutto può succedere. Occhio a Higuain che si gira subito in area su Barreca. Eccolo qui, il fenomeno bianconero, Gonzalo Higuain, stop e destro, palla in porta, 2-1 per la Juve nel derby. No, ma era in crisi, in effetti non si è ambientato bene nel mondo Juve, stentava un attimino, e questo gli dai una, due, tre palloni, dagli un po' di tempo e abbi pazienza, e poi lì ci pensa lui a risolvere le partite. D'altronde, se tu sei uno dei tre centravanti più forti del mondo, te lo conquisti col tempo e soprattutto coi gol. Non il pallone, di Dybala, zona tiro, sinistro, all'incrocio, via di Paulo Dybala che segna un gol fantastico, si sblocca, e il 10, 1-0. Chi non ama il mancino di Dybala ha qualche problema con i sentimenti, non si può non amare un mancino così. Che può andare dentro da Dybala, Dybala calcia da fermo e pesca l'angolino al ritorno in campo 3 mesi e mezzo dopo, Paulo Dybala fa 2-0 per la Juve. Chi non ama il mancino di Dybala ha dei problemi con i sentimenti. Mendy al cross, area di rigore, Benzema, eccolo qui Karim Benzema, ancora una volta nel momento più difficile sbuca il campione, gol da pallone d'oro del prossimo pallone d'oro, 2-1, gara riaperta, Guardiola disperato, poteva essere 5-0 e invece 2-1, ancora di nuovo e sempre Karim Benzema. Di Lautaro è scivolato il difensore, Luca è solo, 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 in porta con la palla, impazzita la panchina in porta dell'Inter, con la palla uno per l'altro, la finta a campo aperto. Occhio al cross, ancora per il Giolito, entra in porta col pallone, 2-0 per il Napoli, incredibile quello che fa la squadra di Spalletti, 2 gol di Giovanni Simeone, 4 gol in neanche 300 minuti di Champions per lui, ma il Napoli ragazzi è uno spettacolo fuori dal mondo. Neymar col tacco per Kylian Mbappé. Uno contro tutti praticamente di Mbappé, da inizio partita, passa in qualche modo Mbappé! Mbappé! Al 94esimo! Un UFO al Parco dei Principi! Si inventa da fuori classe il gol dell'1-0! Kylian Mbappé meritatamente, inevitabilmente, segna il gol che regala 2 risultati su 3! Al Paris Saint-Germain, se l'è strameritato il Paris, se l'è strameritato il migliore in campo, Kylian Mbappé. Trattasi di calciatore che fa un altro mestiere rispetto a quasi tutti i suoi colleghi, e poi batte Courtois sotto le gambe, Militao già ammonito, cerca di non commettere fallo, Lucas Vázquez fa pentire Ancelotti di averlo messo in campo, ma Kylian Mbappé ragazzi è un mostro vero, 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 vero.
mentre riparte Mendy, grande giocata stavolta di Vinicius che manda completamente a vuoto Fernandinho e si riscatta e si presenta in area di rigore. Vinicius fa tutto il campo, entra in porta col pallone Vinicius Junior, 3-2, ma che partita è! Ancora Mertens! Non è vero! Non è vero! Fa crollare il San Paolo col cucchiaione! Poker di Mertens, 10 in campionato, 5 per il Napoli! Mamma mia! E 7 in una settimana! 7 gol in 7 in una settimana! Come 7 gol? Ma di che parliamo? Fermatelo! Padre di Dio! Fermatelo! Direbbero in Argentina vaselina, perché così li chiamano i pallonetti fatti come ha fatto Mertens. E chi li faceva qua a San Paolo? Perdonami, ricordamelo. Chi li faceva? No, ricordamelo te. Ale Maradona. Mamma mia.